Con anteprima animazione generiamo un'anteprima animata come un'immagine multilivello. La modalità anteprima animata può essere su un oggetto su un frame vuoto, ovvero su un frame con un colore di sfondo. Scegliamo sempre il rosso, diamo ok. È preferibile una scala di anteprima abbastanza bassa per generare nel tempo più breve possibile l'anteprima. Mettiamo 20. E questo è il nostro frame rate, lasciamo 24, cioè la velocità dell'anteprima animata. Se vogliamo rallentarla, mettiamo 15 ad esempio. E questa è la posizione dove fare il buffer del video, da configurare da InGIMP RC. Ok? Diamo ok. Allora, praticamente si è creata un'immagine multilivello con la nostra anteprima. Ecco, la vedete? Ok. Chiudiamo. Chiudiamo. Non salvare. Diamo di nuovo anteprima animazione. A questa volta oggetto su un frame. Praticamente l'animazione si genererà su un frame dell'immagine di destinazione. Diamo ok. Allora, si crea sempre un'immagine multilivello. Guardate, ha creato praticamente un'anteprima sul primo frame di destinazione. La mosca, come vedete, si muove, però il frame in basso è sempre il numero 1. Chiudiamo. Chiudiamo l'immagine, non salviamo. Diamo nuovamente anteprima animazione. Questa volta oggetto è stato sul frame. Praticamente adesso vedremo la nostra reale animazione come verrà fuori. Diamo 16. Ok. Questa è quella che ci vuole più tempo per generare. Ecco la nostra animazione. Come potete vedere, questa sarà la nostra animazione finale con i numeri che si muovono. Vedete? I 18 frame. Ok? Per cui preferibilmente usate questa per generare animazioni. È la più lenta, però è la reale animazione che uscirà fuori.